A cosa sta pensando, maggiore? A quell'androide. Non trovi che ci assomigliamo un po'? Assolutamente no. No, non intendevo fisicamente. E a cosa si riferiva? Beh, probabilmente tutti i cyborg hanno la tendenza ad essere paranoici riguardo alle proprie origini. A volte sospetto di non essere ciò che credo, di essere morta molto tempo fa e che qualcuno abbia preso il mio cervello e l'abbia infilato in questo corpo. O forse in realtà non sono mai esistite e sono completamente sintetiche, come quell'androide. Lo sa che ha delle cellule cerebrali umane in quel suo guscio di titanio. La trattano come un essere umano, quindi la smetta di angosciarsi. Ma è proprio qui il punto. È solo questo che mi fa sentire umana. Il modo in cui mi trattano. Chi lo sa che cosa c'è nelle nostre teste? Tu l'hai mai visto il tuo cervello? Mi sembra che lei cominci a dubitare del suo stesso spirito. E se un cervello cibernetico potesse generare da solo il proprio spirito, creare la propria anima. Se questo accadesse, quale sarebbe l'importanza di essere totalmente umani? Stronzate, la verità è che lei muore dalla voglia di vedere cosa c'è dentro quel coso. E io non posso fermarla. Nessuno di noi ha idea di quello che potrebbe incontrare. Perciò faccia attenzione, ok? L'avete sentito? Anzi, l'avete non sentito. Sto parlando del lunghissimo silenzio di Bateau. Il silenzio che tutti noi conosciamo. Perché è un silenzio imbarazzante e imbarazzato. Un silenzio che, tra l'altro, è seguito da una parola che conosciamo altrettanto bene. Stronzate. Un sospiro e poi una volgarità. Quante volte ci è capitato di trovarci in una situazione del genere e chiediamoci per un secondo quali sono le considerazioni che ci spingono a un tale silenzio, un silenzio che in questo caso è davvero abissale, perché è un abisso quello di fronte a cui il maggiore Motoko mette di fronte Bateau. Sono umano solo perché mi dicono di esserlo. È una di quelle cose che proprio non ci vanno giù. Non ci va giù renderci conto del fatto che siamo umani fin tanto che veniamo chiamati tali. E qui non è un essere umano qualunque a mettere Bateau di fronte a quell'abisso, no. È un cyborg, ovvero l'ultimo arrivato, quello che ha minor diritto di parola, che qui nel grandissimo capolavoro di Oshii, Ghost in the Shell del 1995, uno degli anime più profetici, anzi una delle opere artistiche più profetiche degli ultimi 50 anni di creatività umana, è un cyborg che ha appena iniziato a poter parlare di diritti, i diritti di un robot. Pensiamoci un secondo. E allora, la domanda da cui voglio iniziare per parlare della libertà della coscienza è proprio questa. Da che cosa è costituito quel silenzio? Cosa c'è celato dietro quel silenzio? È un silenzio che troviamo in tantissimi momenti della storia della creatività e della letteratura. È il silenzio di Gregor Samsa, quando si trova a svegliarsi ed essere uno scarafaggio. Ma attenzione, quel silenzio non si scatena in tutta la sua potenza nel momento in cui Gregor si sveglia e si guarda allo specchio. No, il silenzio si scatena quando il padre vede Gregor. E in quel momento il silenzio che cade è il silenzio più imbarazzante della storia della letteratura, un silenzio in cui Gregor comprende che non potrà più essere chiamato essere umano, nonostante i suoi pensieri, le sue idee, la sua coscienza siano ancora intimamente umane. È la stessa domanda che viene posta dal maggiore a Bateau: sono umano fin tanto che mi chiamano tale. Un filosofo negli anni 70 esplicò questo abisso nella maniera più terribile e quotidiana, e quel filosofo è Michel Foucault. Nel bellissimo corso trasposto in libro Bisogna difendere la società, tenuto al Collège de France, a un certo punto Michel Foucault dice una di quelle cose che ci mettono in quel silenzio da cui non sappiamo trarci. Dice: noi siamo intimamente, attenzione, razzisti. Ma è un razzismo che non ha a che fare con la razza, è un razzismo che ha a che fare precipuamente con il fatto che noi ci costituiamo come umanità perché fondiamo sempre un esterno. C'è sempre qualcosa
che non chiamiamo umanità, che non chiamiamo amico, che non chiamiamo vicino, che non chiamiamo coscienza, che non chiamiamo mente, ed è solo definendo ciò che noi riusciamo a sentirci parte di un gruppo. È qualcosa di inaccettabile, perché significa una cosa ancor più terribile, che umanità, ciò che ci rende umani, è un sentimento intersoggettivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci diciamo umani solo perché sappiamo che ci sono altre persone che, uno, chiamerebbero noi umani, e due, si chiamano fra di loro umani. Ma nel momento in cui dovesse cadere questa, prima ne abbiamo parlato, illusione, perché non c'è nulla di biologico, siamo assolutamente molto simili alle scimmie, siamo molto abbiamo il 97% del DNA condiviso con le banane. Quindi voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Non c'è nulla che scientificamente possa dirci incontrovertibilmente che siamo umani, che non siamo cyborg, che possiamo definirci tali. Lo siamo solo nel momento in cui tante persone possono definirci e definirsi tali. Nella grande opera letteraria "Ma gli androidi sognano pecore elettriche", quel silenzio di Bateau non è più un silenzio, diventa l'urlo sconquassante, disperato, privo di salvezza dell'androide che si rende conto di essere un androide, ovvero che si rende conto, a differenza di Motoko, che non ci sarà più nessuno a considerarlo umano. E per raccontarvi questa storia vorrei mandare la seconda clip. Segnale ristabilito. Salve, la residenza Bell? Sì, questa è casa Bell. Puoi richiamare, c'è un problema con il video. Vorrei parlare con Tess Bell. Mi dispiace, è morta qualche anno fa. Ah. Sei sicura? Sì, direi di sì. Sono la figlia. La posso aiutare? Eve? Sì. Ciao, ciao Eve. Quanti anni hai adesso? 15 anni. Ci conosciamo? Amore. Eve, dimmi com'è morta mamma. Com'è morta mamma? Papà? Sì? C'è una persona che chiede di mamma. Chi è che chiede di mamma? Ora basta. Sam Bell, non voglio anticiparvi nulla di questo, che è uno dei più grandi capolavori, vi parlo solo di grandi capolavori questa sera, avete capito? Uno dei più grandi capolavori della fantascienza cinematografica degli ultimi decenni. Se non l'avete visto, andate a guardarlo, mi raccomando. Sam Bell è l'androide di Philip K. Dick, l'androide di "Ma anche gli androidi sognano pecore elettriche", che è inconsolabile nel momento in cui si rende conto di essere un artificio. Perché Sam Bell, in tutto e per tutto, è identico a noi. Perché cos'è che ci rende umani? Ora, se facessi
un piccolo sondaggio qui, che non farò per questione di tempo. Se vi chiedessi cosa ci rende umani, alla luce di quello che abbiamo detto prima, probabilmente qualcuno ci risponderà: sono i sentimenti, sono le emozioni che ci rendono umani, perché una macchina non ha emozioni e sentimenti. Ecco Sam Bell, una macchina, un clone, inconsolabile, che guarda a quella che lui credeva essere sua figlia e si accorge che i suoi sentimenti sono al pari reali rispetto a quelli degli esseri umani, ma al tempo stesso lui è uno di quelli che non può più farsi chiamare essere umano. Altri potrebbero dire che è la memoria. Una macchina non ha memoria. In che senso? Certo, ha una memoria artificiale, ha una memoria di archiviazione, ma non ha la memoria della coscienza, quella che Bergson chiamava la durata, l'esperienza, che ci rende un movimento unitario, che prende tutta la vita e che ci rende un continuum. E invece Sam Bell, artificio, di fatto macchina potremmo dire, frutto di algoritmi, ha una memoria e si ricorda della figlia, si ricorda della moglie, si ricorda della terra anche se non ha mai visto la terra, si ricorda di cose che non ha mai vissuto. E allora qual è la differenza fra la mia memoria, io che ho vissuto forse a questo punto le cose che ho nella mia mente, e la memoria di Sam Bell, che ricorda, vive, sente quei ricordi. C'è un filosofo nel Novecento, qui io sono molto legato, che è Gunther Anders. Gunther Anders fu uno dei filosofi che più di tutti cercò di dare dei nomi alla tecnologia del Novecento, cercò di riflettere sulla tecnologia. E Gunther Anders a un certo punto conia il concetto di vergogna prometeica. Ora, penso che bene o male tutti sappiate qual è la vicenda di Prometeo, ma per farla brevissima, Prometeo, insieme al gemello Epimeteo, letteralmente Epimeteo colui che vede dopo, Prometeo colui che vede prima, vennero incaricati dagli dèi per distribuire le qualità a tutte le specie viventi del pianeta Terra. Epimeteo, un po' scemo, decise di distribuire tutto senza riflettere, dando le zanne al leone, il collo lungo alla giraffa, poi Darwin rivide un po' questa teoria, e si dimenticò l'essere umano. In effetti, guardateci, siamo l'entità vivente più fragile, biologicamente imperfetta che esiste in natura, e se fossimo nella foresta saremmo subito preda di qualcuno molto più forte di noi. E quindi Prometeo, mosso a compassione, visto che Epimeteo disse effetti collaterali, danni collaterali, Prometeo decide di rubare il fuoco agli dèi e dona il fuoco della conoscenza. E quel fuoco della conoscenza che gli uomini ricevono è un po' il peccato originale, perché nasce da un furto. Prometeo ruba il fuoco, non è che lo chiede gentilmente, lo ruba. Ecco che Gunther Anders conia il concetto di vergogna prometeica, ovvero noi nel Novecento abbiamo cominciato a sviluppare una tale imperfezione nei confronti alla perfezione delle nostre creazioni da lasciarci totalmente alla loro mercé. In Moon e in Ghost in the Shell questo viene totalmente rovesciato. Pensateci bene, noi siamo molto convinti di quella narrazione, diciamocelo, un po' paternalista, che abbiamo visto nella fantascienza, per esempio con Terminator. Terminator è la vergogna prometeica, l'uomo che si accorge della propria imperfezione e cerca di combattere la macchina perché la macchina potrebbe toglierci ciò che di bello abbiamo noi esseri umani, qualunque cosa sia. In Moon e in Ghost in the Shell la cosa viene rovesciata totalmente. È l'essere umano a rubare alle macchine ciò che le macchine possono avere. E cosa possono avere le macchine? I sentimenti, la coscienza, la memoria. L'essere umano in questi film diventa il carnefice delle sue creazioni, eliminandoci quella sorta di vittimismo che noi sentiamo persino nei confronti del mio smartphone. Questi film, queste opere, ci impongono di pensare al rapporto fra uomo e macchina in una maniera totalmente differente. Ci impongono di pensare, usando termini contemporanei, a come potrebbe sentirsi il mio aspirapolvere, e potrei provare empatia nei confronti del mio aspirapolvere. In effetti, con quello che ho fatto mangiare al mio aspirapolvere, probabilmente ne ho anche ben donde di provare empatia nei suoi confronti. Ma il punto che emerge da queste opere è: e se la macchina sentisse davvero, e se l'artificio avesse memoria, e se il mio sentire non fosse minimamente qualcosa di
così diverso rispetto a ciò che vedo nelle mie macchine, ovviamente macchine molto, molto più avanzate rispetto al mio aspirapolvere. Ancora una volta ci viene in aiuto Philip K. Dick, sempre nella stessa opera, ma anche gli androidi sognano pecore elettriche, però nella trasposizione cinematografica, in quella scena straordinaria finale in cui l'androide riesce addirittura ad essere poetico e in un momento di vitalità, come pochi uomini ne hanno vissuti momenti di vitalità di quel tipo, l'androide in punto di morte riesce a dire che tutto quello che ha vissuto verrà perso, il senso della perdita, come lacrime nella pioggia, battuta tra l'altro perfettamente improvvisata in quel momento, fuori dalla sceneggiatura. Quindi abbiamo anche l'attore che si improvvisa regista, come la macchina si improvvisa uomo. E se le macchine potessero sentire come noi, o meglio di noi, e se noi fossimo i carnefici e non le vittime della tecnologia, e se la mente potesse emergere in una maniera totalmente imprevedibile e imprevista, non come l'abbiamo pensata noi, ma per questa terza storia parte la terza clip. Un altro dei tanti cadaveri non identificati. Non troverete mai un cadavere, perché io non ho mai avuto un corpo. Perché i sensori sono accesi? Che diavolo sta succedendo qui? Tutti i comandi esterni sono disattivati. Il corpo sta usando una propria fonte di energia. Sono entrato in questo corpo perché non ero in grado di superare le barriere reattive della sezione 6. Ma ciò a cui state assistendo è frutto del mio libero arbitrio. Come forma di vita senziente vi domando asilo politico. Che significa? È uno scherzo? Deve essersi inserito il programma di autoconservazione. Si potrebbe sostenere che anche il DNA non sia altro che un programma studiato per preservare se stesso. La vita è diventata più complessa nell'immenso mare dell'informatica. E la vita, quando si organizza in specie, fa dei suoi geni il proprio sistema mnemonico. Quindi l'uomo è un individuo solo in virtù della sua intangibile memoria. La memoria non può essere definita, eppure definisce il genere umano. L'avvento dei computer e il conseguente accumulo di innumerevoli informazioni ha dato vita a un nuovo sistema di memorie e di pensiero parallelo al vostro. L'umanità ha sottovalutato le conseguenze della computerizzazione. Sciocchezze! Tutto questo bel discorso non prova affatto che tu sia un essere vivente e pensante! E tu? Mi puoi dare prova della tua esistenza? Come puoi farlo se né la scienza moderna né la filosofia sanno spiegare che cos'è la vita? Che diavolo è questa creatura? Anche ammettendo che tu abbia uno spirito, noi non offriamo protezione ai criminali. È il momento sbagliato per defezionare. Il tempo è sempre stato dalla mia parte, ma ora, acquisendo un corpo, sono soggetto alla possibilità di morire. Fortunatamente non c'è la pena di morte in questo paese. Ma che cos'è? Un'intelligenza artificiale? Errato. Non sono un'intelligenza artificiale. Il mio nome in codice è Progetto 2501. Io sono un'entità vivente pensante che è stata generata dal mare dell'informatica. Errato. Io non sono un'intelligenza artificiale. Perché dice questa parola? Tra l'altro, in maniera molto evocativa, questo è il criminale che si chiama... È il criminale che viene chiamato Puppet Master, cioè il marionettista. Bella traduzione, tra l'altro, forse era meglio il burattinaio. Il burattinaio, che qui ci dice emerge dalla complessità della rete. Ora, la rete nel 95 non era ancora una cosa così conosciuta. Oggi invece la conosciamo molto bene. La rete da cosa è composta, la rete? La rete è composta da noi, dai dati che forniamo, da quello che facciamo, da come ci comportiamo, una montagna di dei cosiddetti big data. Alcuni affermano che si sta avviando una nuova religione, il datismo, cioè questo immenso movimento che vede nei dati la verità del mondo. Ecco, la rete è composta dai dati e Ghost in the Shell nel 95 ha visto la complessità emergente della rete, fornita e costruita da noi. Ma perché allora non è un'intelligenza artificiale? Si parla molto di intelligenza artificiale ai nostri tempi, perché ci sono tante ricerche, ma che cos'è un artificio? L'artificio è appunto la costruzione attraverso un'arte di un manufatto, di qualcosa. Il problema è che l'arte, per alcuni aspetti, ora non stiamo qui a disquisire che cosa sia l'arte, ma l'arte presuppone in qualche modo
un'intenzione, un obiettivo, c'è l'intenzione. E se l'intelligenza artificiale emergesse nella maniera più imprevedibile e imprevista, totalmente non programmata da parte di qualsiasi possibile artista o programmatore, qui il puppet master, il marionettista, appunto colui che fa il burattinaio, nonostante sia la rete di cui noi ci sentiamo i burattinai, ma molto spesso siamo veramente le vere marionette, il puppet master dice: che cosa mi differenzia da voi? Questa domanda è un'altra domanda di fronte a cui Bateau sarebbe stato in silenzio e avrebbe detto stronzate. Effettivamente si dice sciocchezze, il capo della sezione 6 dice immediatamente sciocchezze in quel momento. Ma non è una sciocchezza. Non è una sciocchezza principalmente per due motivi. Il primo è che la mole di dati che stiamo riversando nella rete in questi anni sta facendo sì che gli algoritmi iniziano a conoscerci meglio di quanto ci conosciamo noi. Se quando vado su Amazon ho intenzione di comprare qualche cosa, Amazon riesce ad anticipare ormai i miei desideri, mostrandomi i possibili prodotti a cui sono rivolto. Google riesce a sapere in anteprima ciò che ricercherò sulla base di quello che stavo facendo prima all'interno di Facebook. Ecco che l'algoritmo diventa qualcosa, se non di senziente, qualcosa che incredibilmente conosce noi meglio di quanto ci conosciamo. È il tema della complessità, ancora meglio dell'emergenza. In effetti moltissime teorie contemporanee sulla coscienza dicono che la coscienza emerge per complessità. E cosa significa questo? Significa che se noi prendiamo un uomo e ne studiamo le caratteristiche e lo conosciamo fino a fondo e poi lo trasponiamo in una folla di 10.000 uomini, la sua individualità viene totalmente persa e il comportamento della folla non è il risultato di 10.000 individualità, è una cosa completamente diversa, è quello che succede con i formicai. Se voi andate a osservare un formicaio, voi osservate una formica, guardate come si comporta, che cosa fa, e vi accorgerete che la formica non ha niente a che vedere con il formicaio, perché emerge una complessità. La complessità fa nascere qualcosa di totalmente nuovo che nei livelli precedenti non esisteva. Nella formica non c'è un formicaio in potenza, nel formicaio non c'è una formica in nuce, sono due cose diverse. Tra l'altro mi viene sempre in mente la citazione in Men in Black quando Tommy Lee Jones guarda Will Smith e gli dice: no, ricordati che un uomo è ragionevole, ma la gente è la bestia peggiore del mondo, perché uomo e massa sono cose differenti, pensiero e mente sono due cose differenti, dato e intelligenza sono due cose differenti. E il puppet master cerca di dire quindi una seconda cosa, che forse la nostra coscienza è nata così, è nata per complessità, per emergenza. E allora la conclusione a cui possiamo giungere, ce ne sono molte, ma quella su cui forse possiamo puntare l'attenzione perché è più problematica, è la seguente. Forse quando ci poniamo di fronte a una macchina, sia essa prodotta dalla fantascienza o sia nella tasca dei miei pantaloni, io non mi trovo di fronte a qualcosa di ontologicamente diverso da me. Non solo perché quella macchina in qualche modo è stata prodotta da un essere umano e quindi in qualche modo, se per umanità intendiamo quello che abbiamo cercato di dire durante il primo spezzone, in qualche modo l'autore di quello smartphone, di quel computer, condivide alcuni dei miei sentimenti. No, probabilmente io, quando guardo la macchina, guardo realmente uno specchio. Ma non perché nella macchina ritrovo la mia essenza, ma perché la macchina guarda verso di me. E come nel brano che vi ho mostrato, Sam Bell, quando tiene in mano la videochiamata e sta guardando, sta videochiamando dalla luna sua figlia, la figlia che ricordava essere molto più piccola perché i suoi impianti di memoria erano artificiali, appena sta arrivando il suo originale, il Sam Bell originale da cui lui è stato clonato, non riesce a guardarlo in faccia, getta via la videochiamata, perché le macchine non ci possono perdonare. Cos'è che non ci possono perdonare? Non possono perdonare il fatto che le abbiamo tenute fuori da ciò che siamo noi veramente, e tenendole fuori, allora sì, la macchina potrebbe farci del male. Guardare alla macchina non come qualcosa di alieno, ma qualcosa che rispecchia il modo con cui io penso,
io sento. Ghost in the Shell ci dice questo, ci dice che, esattamente come vuole dircelo anche Philip K. Dick nel romanzo che ho già citato, da cui è stato tratto Blade Runner, forse la miglior cosa che può fare un androide per mischiarsi negli uomini è diventare un Blade Runner, diventare un cacciatore di androidi. Forse noi dobbiamo difendere le illusioni di cui abbiamo parlato prima, dobbiamo difendere l'illusione di essere qualcosa di più rispetto a un algoritmo, perché altrimenti ci arrendiamo al disfacimento e teniamo al di fuori le nostre macchine. Forse io potrei essere tranquillamente un androide, perché Philip K. Dick, Moon e Ghost in the Shell mi hanno assolutamente convinto del fatto che il miglior modo per un androide, e io non so se sono un androide, non ho nessuna prova, il miglior modo per un androide di mischiarsi fra gli esseri umani è quello di fingersi un filosofo. Grazie.